L'avete già vissuta questa scena, vero? Quando serve, non vai in moto neanche con le cannonate. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, in questo video vi faccio vedere. Avevo già fatto un video simile qualche anno fa, lo rifaccio perché l'ho completo. Allora, vi spiego. Vi faccio vedere come mettere in moto un utensile, in questo caso un generatore di corrente, che non ne vuol sapere di andare in moto. Ho appena fatto la manutenzione ordinaria, ho cambiato l'olio, ho controllato la candela, ho cambiato la benzina, insomma, non va in moto, non c'è verso. E poi completerò il video facendovi vedere come mettere in moto in emergenza un decespugliatore o una motosega. Hanno carburatori diversi, questo a vaschetta, quell'altro a membrane, quindi è interessante vedere un po' come mettere in moto uno e l'altro. Ci vediamo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati. Allora, ho detto più di una volta che se questo me lo rubano mi fanno un favore, però ormai ce l'ho, ha quasi 8 anni, a onor del vero. In 8 anni l'avrò usato forse 3 ore, 4 ore. Ogni anno faccio la manutenzione ordinaria e poi puntualmente non lo utilizzo, quindi ci sta pure che non vada in moto. Allora, cosa facciamo adesso? Mi sono procurato uno spruzzino, questo di un vecchio profumo, e all'interno ho messo della benzina, benzina pura in questo caso qui. Mentre nel caso che vedremo più avanti metterò la miscela. Cosa facciamo? Visto che la candela non è facile da raggiungere perché bisogna smontare un po' di paratie, noi lavoreremo attraverso il filtro dell'aria. Attraverso il filtro dell'aria viene immessa nella testa del cilindro la miscela di benzina, in questo caso, ed aria. Quindi noi semplicemente bypassiamo il condotto di quello che dovrebbe fare il carburatore e cerchiamo di immettere direttamente la benzina da qui. Ora, per fare in modo che l'operazione funzioni, dobbiamo aprire ovviamente la farfalla. Per metterlo in moto in modo ordinario dovremmo chiuderla. Questa è la farfalla che noi dobbiamo chiudere quando dobbiamo mettere in moto in modo naturale, in modo ordinario. Quindi va chiusa così. Ora, in questo caso, dobbiamo aprirla invece perché noi dobbiamo spruzzare la benzina direttamente dal condotto. Quando poi tireremo la funicella, l'aria che viene risucchiata all'interno del condotto risucchierà anche la benzina nebulizzata che io metterò adesso, vi faccio vedere. Ovviamente questo sistema funziona solo se siamo sicuri che la parte elettrica è a posto, perché altrimenti non può funzionare. Se la corrente non arriva alla candela è inutile che facciamo tutti questi sforzi. Allora, vediamo un po'. 2-3 nebulizzate, togliamo il barattolino della benzina perché è pericoloso e proviamo a mettere in moto. Se non va, questo è fermo da un po', eh. Richiudiamo la farfalla. Oh, avete visto? È iniziato. Rifacciamo l'operazione, quindi immettiamo la benzina e chiudiamo la farfalla. Avete visto come ho aperto la farfalla? Lui si è spento, quindi dobbiamo farlo riscaldare un po' di più e piano piano aprire la farfalla. Cosa succede in questo caso? In questo caso dobbiamo poi revisionare il carburatore o quantomeno pulirlo perché c'è qualche cosa che non permette alla farfalla di lavorare quando è tutta aperta. Intanto lo mettiamo in moto, poi affrontiamo quell'altro discorso. Bene, allora questo siamo riusciti a metterlo in moto, adesso lo spegniamo e la revisione del carburatore sarà oggetto di un altro video. Vi faccio vedere la stessa operazione per mettere in moto un decespugliatore o una motosega. A quel punto, dal momento che abbiamo la candela a portata di mano, vedremo anche quell'operazione lì. Veniamo adesso al caso della motosega. Ora non guardate, è sporca, ha lavorato fino a un mesetto fa, non l'ho pulita, la devo ancora pulire, quindi non mi dite niente nei commenti perché tanto lo so che è sporca. Non è quello l'oggetto di questo video. Allora, cosa succede? Proviamo a metterla in moto e non va, non funziona, non c'è verso. Alla candela arriva corrente, ce ne siamo accertati, la benzina c'è e lei fatica ad andare in moto. Allora, a questo punto noi abbiamo due strade. Qua dentro questa volta ho messo della miscela, la stessa che alimenta la motosega. Abbiamo due strade: o spruzziamo direttamente dentro l'immissione, che è un po' quello che vi ho fatto vedere prima col generatore di corrente, quindi spruzziamo qui dentro, proviamo con la funicella
e lei sicuramente 9 su 10 va in moto. Ricordiamoci sempre di spruzzare con la farfalla aperta. Una volta che abbiamo spruzzato, tiriamo l'aria come se dovessimo metterla in moto e lei 9 su 10 va in moto, non c'è verso. Oppure vi faccio vedere l'altro caso, un po' più laborioso, eh? Se siamo in mezzo alla campagna, in mezzo al nulla, questo difficilmente lo possiamo fare. Ok, rimonto il filtro. Quindi qui abbiamo la sede della candela. Semplicemente o spruzziamo, oppure se non abbiamo nulla, non abbiamo lo spruzzino ma abbiamo soltanto la tanica con la miscela dietro, semplicemente un tappino di questa miscela, anche meno, eh? Ecco qua, proprio poche gocce. Se ne mettiamo troppo, il rischio qual è? È che quando poi mettiamo la candela si bagnano gli elettrodi e allora a quel punto non va in moto ugualmente. Dobbiamo metterne poca. L'operazione va fatta abbastanza velocemente poi, perché altrimenti la benzina evapora e non abbiamo risolto niente. La benzina in eccesso si toglie, tiriamo l'aria, come vedete fa un po' la malandrina. Ecco, questo mi dà l'occasione per controllare insieme a voi la candela. Guardate, la si odora, è leggermente bagnata ma neanche tanto, quindi cosa facciamo adesso? Gli diamo un'asciugata. Io mi immedesimo sempre di quando stiamo in mezzo al campo, eh? Ripetiamo l'operazione, poche gocce. Oh, vedete? Piano piano. Oh, va! Mi ha fatto un po' disperare. L'ultimo caso che vi faccio vedere, visto che con la motosega ho messo la benzina dalla candela, qui direttamente lo mettiamo dal filtro dell'aria. Ho tolto il filtro dell'aria, ho tolto la paratia che ci sta davanti al filtro dell'aria e vediamo un po' anche qui, un po' quello che vi ho detto prima. Allora vedete, questa è la farfalla, in questo caso, che mi permette di aprire e chiudere l'aria in base se dobbiamo metterlo in moto o se dobbiamo già lavorare. Quando dobbiamo metterlo in moto la farfalla va chiusa, quando dobbiamo lavorare la apriamo. Ora anche questo è fermo da un po', sto utilizzando quello a batteria, mi trovo meglio, e questo onestamente, come vi ho detto su altri video, mi dà qualche problema e quindi lo utilizzo il meno possibile, però lo utilizzo. Allora cominciamo sempre col primer a caricare il carburatore di miscela, diamo qualche spruzzata all'interno del condotto che porta l'aria al carburatore, dove poi verrà miscelata con la miscela, scusate il gioco di parole. Se vi è possibile asciugate quella in eccesso che è uscita fuori, così non diamo possibilità a eventuali ritorni di fiamma. Chiudiamo e proviamo a mettere in moto. Due tirate di funicella e mi dovete credere se vi dico che questo era fermo da almeno un mese, non lo utilizzavo più. Dovevo fare poi la manutenzione di fine anno, quindi dove la pulizia, cambio dei filtri e quant'altro, lo devo ancora fare al pari della motosega, e quindi è così come la vedete. Ora uno non è che si porta dietro lo spruzzino con la benzina o con la miscela, io questo l'ho fatto per comodità, per farvi vedere un po' come funziona. Però se avete un po' di miscela dietro con la bottiglietta, dal tappino direttamente la versate o dentro il filtro dell'aria che lo dovete togliere o dalla candela, voi avete risolto il problema di messa in moto in emergenza. Va da sé che c'è qualcosa comunque che non va. Se ha questo problema bisogna capire qual è. Di solito il problema sta nel carburatore, bisogna registrarlo, bisogna pulirlo, però io mi rendo conto che quando si è in mezzo al campo bisogna lavorare, se c'è questo problema bisogna risolverlo al volo in quel momento lì. Bene, è tutto per questo video, è stato un video abbastanza breve ma io spero utile. Salvatevelo, mettetelo tra i preferiti perché vi può venire comodo. Vi ricordo che questo sistema funziona sia per
i carburatori a membrana, che sono questi qua, della motosega uguale, che quelli a vaschetta, che quelli con il galleggiante, che in questo video l'abbiamo visto sul gruppo elettrogeno. Sono due tipi di carburatori differenti. Queste membrana sono stati fatti per lavorare anche da piegati, anche a capovolti, loro funzionano uguale. Ovviamente quelli a vaschetta non possono funzionare in quel modo lì, quindi devono essere stabili, messi in piano. Sono due tipologie diverse, ma entrambi possono presentare gli stessi problemi. Bene, iscrivetevi al canale, condividete il video se vi fa piacere, lasciate un like, mi farebbe piacere vedere qualche like in più. Siete anche in tanti che guardate il video e non siete iscritti al canale, se vi fa piacere iscrivetevi, così diamo un po' un colpetto a questo canale, visto che ultimamente YouTube non mi sta volendo molto bene e non spinge un po' i miei video, e questo mi dispiace. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.